Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo unboxing in cui ho intenzione di mostrarvi il contenuto della Collector's Edition del Re dei Corrotti, quindi iniziamo! Quindi eccoci qui con la nostra Collector's Edition, come potete vedere ho già tolto il cartonato, il cartoncino che appunto scriveva Destiny il Re dei Corrotti per il semplice motivo che era dannatamente stretto, dovevo prendere il disco, ho detto no col cazzo che lo rimetto dentro. Intorno tecnicamente, quindi l'ho già tolto e mi sono risparmiato la fatica di farlo qui e metterci altri 15 minuti. Questo è il box che conterrà la nostra Collector's Edition, che conterrà tutto il materiale della Collector's Edition. Aprendolo subito qua sul lato c'è una scritta che è tipo un motto, una poesia, mi verrebbe da dire, ma è la parola sbagliata, ne sono sicuro. E in inglese questa non l'hanno tradotta. All'interno possiamo trovare custodie di gioco e il diario di Cade 6. Partendo prima dalla custodia di gioco, che è interessante vedere anche qui una cosa. Questa qui è quella appunto del Re dei Corrotti. Questa qui invece era quella dell'anno 1, della Collectors dell'anno scorso. Sono simili, solo che qui c'è la ci sono le icone, per così dire, i simboli appunto del Re dei Corrotti. Ma ancora più interessante, guardando di lato, che qua, eccolo qua, bello, Destiny 1. Destiny, il Re dei Corrotti, presumo che sarà anche così in futuro per il prossimo, magari Destiny 2, l'espansione di Destiny 2 e così via dicendo. Quindi questo riponiamolo qui e questo invece qui in piedi in bella vista. Tornando invece qua dentro, invece tiriamo fuori il diario di Cade 6. Diario che vi dico già è stato tradotto a metà, nel senso, aprendolo, vedete che è come un diario, le parti in corsivo così sono tradotte. Adesso non riesco a mettervele bene a fuoco, ma fidatevi, sono tradotte. Mentre quelle, ad esempio, così, le hanno lasciate in inglese, quelle tipo in stampato che sembrano stampate sul libro. E per tutto il resto comunque sono solo immagini, appunto, è un diario. Ha scritto i suoi appunti, appunti accompagnati magari da immagini, che come potete, scusate, ho urtato la videocamera. Come potete vedere, ad esempio, qui non è un'immagine appiccicata, dà l'effetto, ma non lo è, fatto apposta. Ma proseguendo direttamente in fondo, che alla parte che ci interessa, tiriamo prima fuori questo, la pellicola su cui si appoggia, e quello che di sicuro interessa a molti di voi. La strana moneta. Questa è la strana moneta che noi ne abbiamo date tantissime a Xur, quindi sappiamo esattamente come è fatta questa infame. Devo essere sincero, sono rimasto sorpreso perché è fatta davvero bene a livello di materiale. Pensavo fosse una cavolata tipo plastica, invece no, vetro al centro. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Quindi, scusatemi, non sapendo dove metterla, la ripongo nel suo diario. Il diario lo mettiamo qua in piedi, ci sta. Sì, che tra parentesi, questo è uno degli emblemi che si possono sbloccare inserendo i codici su bungie.net. Poi iniziamo qui. Zicchete, zac, zac, zac. Slipper simulant, il progetto dell'arma. E girando, adesso probabilmente voi non vedrete niente per via della luce, ma non so neanche dirvi cosa sia esattamente. Non ho capito. Indagherò più avanti. E uno. Busta con dentro tante cosine molto interessanti. Arrivo, ce la faccio. Iniziamo da questo, che dovrebbe essere tipo un artwork, sembra tipo una cartolina, di una vista, per così dire, da Saturno, perché questo presumo essere Saturno, il resto cos'è, un asteroide? Non ne ho la benché minima idea. Quindi via uno. Una lettera di Cade 6, tradotta in italiano per chi fosse interessato. Cade 6 che si firma. E poi c'è la lettera. Due carte. Carte che non so il significato, onestamente non so se abbiano un qualche senso, ma vi so dire, ad esempio, magari anche voi ve ne siete accorti, questa qui si può vedere anche in gioco nelle prime missioni da fare nel Re dei Corrotti quando dobbiamo andare da Rasputin. Quando, cioè no, scusate, non Rasputin, nella cassaforte di Cade. Questa qui si trova su una console dei comandi dove c'è l'ascensore, il ponte da far girare. Non sto azzeccando una parola. C'è questa qui del pianeta Terra che non so sinceramente che valore possa avere, non so a cosa serva o che senso abbia. Ed infine, molto bella, a parer mio, c'è la toppa, pezza, quella della Tex Meccanica.
la fabbrica che ha prodotto l'ultima parola, il quarto cavaliere e lo chaperon, l'accompagnatore, la nuova arma esotica. Quindi ragazzi, questa era la busta che li conteneva, questo è il contenuto della Collector's Edition. Per il prezzo che ha, diciamo che era più che lecito, perché alla fin fine gran parte del prezzo, 90 euro, era il gioco con tutti i DLC e il Re dei Corrotti. Questi qui sono costati tipo 20 euro. E per 20 euro, devo essere sincero, io adoro sti cianfrusagli, sti gadget. Mi piace, sono molto soddisfatto. In ogni caso, questo era il contenuto. Come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto. E noi ci sentiamo con tanti nuovi video su Re dei Corrotti. Ciao a tutti ragazzi!